Eccoci qua a questo secondo webinar di questo ciclo di tre incontri sulla moxibustione, quindi ti do nuovamente il benvenuto e diciamo prima di partire facciamo magari anche un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa, oggi poi nella fattispecie andremo già ad approcciare un po' quello quello che ci può essere di aiuto nella pratica della moxibustione applicata alla parte muscolo articolare, su quelli che sono i dolori cosiddetti a insorgenza ritardata, cioè i DOMS, quindi se vogliamo entriamo un pochino più nel campo muscolo articolare quindi proprio nel campo delle scienze motorie vere e proprie. Per quanto riguarda la volta scorsa avevamo visto che eh, intanto avevamo parlato dell'importanza oggi come oggi di allargare diciamo anche eh, i nostri orizzonti conoscitivi, quindi oggi parlare di medicina cinese parlare di tecniche integrate o meglio come si suol dire di tecniche complementari è un qualche cosa che ci permette di approcciare sempre meglio la salute della persona e in questo caso dello sportivo ehm, avevamo visto che la moxibustione è una pratica millenaria, veramente molto antica. Si parla di 5.000 anni, si parla fondamentalmente di una forma di termoterapia, quindi l'applicazione del calore che deriva dalla combustione dell'Artemisia, che è una pianta molto particolare che permette una combustione lenta a temperature molto elevate, cioè si parla. Di oltre 500 gradi, anche 600. Ovviamente non, eh, non è che deve bruciare, ma deve dare una sensazione di calore eh, molto profonda, che effettivamente è quella che dà. E che poi, anche come vedremo soprattutto nell'ultima lezione di questo piccolo ciclo di tre incontri, ehm, ci sono dei punti e delle zone chiave per sostenere l'energia eh, dell'atleta. Ehm, abbiamo parlato di tecniche dirette e indirette, abbiamo visto che le tecniche più eh, utilizzate nella pratica clinica sono le tecniche cosiddette indirette. Indirette si intende eh, più di tutte l'utilizzo del sigaro, okay? quindi il bastoncino dell'Artemisia, che può essere sia di moxa pura, sia eh, un composto a carboncino che diciamo la differenza è quella che non fa fumo non fa fumo quindi risparmia gli ambienti però è giusto dire come avevo detto che ha una resa un pochino eh, inferiore mentre la moxa pura ha una resa superiore in quanto a combustione in quanto a temperatura ovviamente diciamo affumica un po gli ambienti Ehm, poi ovviamente c'è l'utilizzo delle scatole delle cosiddette moxa box che oggi anche andremo a vedere in, in una slide più avanti e che vengono utilizzate soprattutto su zone strategiche su delle aree energetiche ma le moxa box sono molto utili da utilizzare anche nelle aree articolari nelle, nelle articolazioni fondamentalmente in modo da eh, diffondere il calore su una zona corporea un po' più estesa che eh, non è quella di un semplice punto di agopuntura. Poi esiste anche l'approccio medico, più diciamo medico-chirurgo, dove il medico può utilizzare anche degli appositi conetti molto piccolini ehm, sull'ago dell'agopuntura. Quindi lì si viene utilizzata la strategia dell'agopuntura, quindi della stimolazione dell'agopunto. Con in più la veicolazione del calore attraverso l'ago, quindi anche delle forme diciamo anche molto raffinate e ricercate. Mentre nelle tecniche eh, scusa, dirette, avevamo visto che invece eh, c'era l'interposizione eh, di una fettina di, eh, di zenzero oppure di aglio, eh, cioè viene messa fra la pelle e il conetto della moxa un elemento, un elemento che da un lato mi aiuta diciamo a eh, stemperare un pochino l'eccesso del calore, dall'altro viene sfruttata la natura, eh, il sapore del, dell'alimento che nella medicina cinese ha un significato energetico, tipo lo zenzero così come anche l'aglio hanno una qualità un pochino piccante, quindi un pochino yang si direbbe, che aiuta eh, in maggior misura a um, stimolare l'azione anche yang, cioè eh, calorifera, della moxibustione. Sono aspetti quindi molto più, diciamo, sottili ancora. Quelle sono tecniche che invece vengono utilizzate in maniera specifica sul lago punto. Allora, iniziamo intanto a andare avanti dopo eh, questa piccola, questo piccolo riassunto. Allora, una brevissima spiegazione di me, già avevo spiegato che di che cosa mi occupo, in maniera molto semplice e breve, ehm, ginnastiche orientali, quindi Shikun e Tai Chi, eh, postura e massaggio tuina. Questi sono i campi ehm, di intervento nei quali mi occupo. Allora, la premessa è una costante. Che cosa si intende? Si intende che lavorando con lo sportivo, sia che esso sia uno sportivo agonistico o uno sportivo amatoriale, andiamo sempre incontro a delle situazioni che inevitabilmente sono sempre quelle. Si va incontro quindi sempre a degli stati di affaticamento, si va incontro a delle alterazioni, delle vere e proprie lesioni muscolo-articolari e dei DOMS è giusto comunque differenziarle perché se è vero che tutte e tre danno diciamo, delle sintomatologie legate a una sensazione sgradevole, magari di dolore, di sofferenza, i meccanismi con cui si instaurano sono comunque diversi. Eh, L'affaticamento, infatti, di solito consiste in una massima deplezione energetica del sistema. Pensa magari a quegli ultra trail, quindi quelle gare di 200 km dove corrono anche la notte, fanno cose, diciamo, particolarmente stressanti sul sistema e si va incontro a una deplezione non solo energetica nel senso di deplezione di tutte le riserve di glicogeno e di grassi, ma anche a un vero e proprio esaurimento psicologico, quindi psicofisico nel vero senso della parola. Poi eh, le lesioni muscolo-articolari sappiamo bene che possono essere eh, presenti in tutti gli sport, sia di natura più di endurance che di potenza, riguardano tutti gli aspetti muscolo-articolari, che si parli di stiramenti, strappi, distorsioni, lussazioni o anche cose più blande, comunque come una contrattura. Eh, sono all'ordine del giorno. È evidente che, come avevamo detto nella prima lezione, dove c'era la slide sulle controindicazioni eh, la moxibustione in una prima fase dove ci sono lesioni strutturali più o meno importanti chiaramente non è indicata per tutto una, mh, qualche cosa che riguarda eh, l'importante processo infiammatorio in corso lo stravaso anche ematico, se si parla di eh, strappi ad esempio e quindi in quel caso in quei primi momenti è necessario agire con eh, con il ghiaccio, con la crioterapia o comunque con degli approcci a freddo che prevedono quindi quello che in fisioterapia è denominato Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie, salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro. Raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com, i professionisti delle scienze motorie.